la festa della Milano che unisce, questa è la festa della Milano che reagisce, questa è la festa della Milano che dice no a ogni sopruso e a ogni violenza. Questa è una giornata di festa di una Milano che unisce, di una grande Milano che è capace di rispondere a ogni violenza e dice no a ogni sopruso e a ogni violenza. Questa è la festa della nostra comunità che con uno scatto d'orgoglio risponde ai facinorosi e ai delinquenti. Veniamo da settimane in cui Milano entusiasta, i milanesi, le milioni di centinaia di migliaia di turisti che sono venuti hanno dimostrato che Milano è al centro del mondo. Nessuno può rovinare la nostra festa, la capacità di far sì che la Darsena è un punto di ritrovo di tutti i milanesi, la casa della memoria, il 25 aprile con il Presidente della Repubblica Mattarella e poi tante iniziative, ieri la Pietà Rondanini e il Castello che era un'esplosione di gioia, così come nelle zone di Milano tante iniziative. Io credo che Milano oggi dà una risposta di civiltà, di democrazia e soprattutto di coraggio e di forza. È simbolico, è come dire no, assolutamente no. No e no, è una grande manifestazione di collaborazione con la città, di orgoglio per la città e di dolore profondo per quello che è stato fatto alla città. Le spugne sono un simbolo, si poteva usare qualsiasi altro simbolo, per dire siamo tutti insieme e usiamo questo simbolo. Nessuno toccherà Milano, non la toccheranno più. Speriamo che sia così, perché questa è una città che può far dare tantissimo all'Italia, cioè può veramente dare tanta cultura all'Italia, tanta cultura dello stare insieme e tanta cultura democratica all'Italia. Che idea si è fatta di quei ragazzi che hanno... No, non mi sono fatta idea, li conosco da tanto, non mi sono fatta idea, brutte idee. Il mulino si infarina, eh? In genere.